prossimo fermato. Ok, allora chiedo qua. Mi scusi, chiedo scusa, ma questo posto è per i disabili? Potete cedermi per piacere? Me ne frego! Ah bene! E questo è tutto che ti abbiamo aiutato! Thank you.
Lui è il fautore Marrakesh Yogi, l'unico che cura ogni malattia con l'uso dell'LSD, una potentissima droga sintetica degli anni 70. Sono riservati
E te credo, avete speso 2000 euro a testa. Allontanarsi dalla riga gialla. Thank you.
la testa rotta. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiamo? Roberto. Prendi il padre qua. Del bastone come lo chiede. Uno in nero e uno normale. Uno normale in nero.
facciamo pugni di contatti. Ok, a fare fatto. Però voglio la Concita. Sì, arriva subito. Matteo, dove sei? Arrivo, Lupi, presidente Lupi, dove sei?
Vieni Matteo, vieni. Intanto, prima di lasciare la parola a Matteo, io devo dire che silenzio o no, basta. Devo dire che sono orgoglioso di questi ragazzi perché lavorare in queste condizioni è stato veramente difficilissimo e meritano veramente un supplemento di applausi, è stato difficile. Io ringrazio personalmente tanti ragazzi che sono stati meravigliosi, stanno pagando adesso la tensione che ci ha accompagnati negli ultimi tempi, siete stati fantastici. Io ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me a questo progetto e vado in ordine di vicinanza. Allora, chiamo Max Grillo che ha coordinato tutta la questione scenografica, Pastis che ha scritto lo spettacolo con me, i tormentoni sono suoi perché insomma uomo di mondo ne ha viste di tutti i colori. Linda, vieni per darti gli applausi. San Patrizio, dove sono Chrissi, Sonia, Bea, Ricky, Ricky davanti, facciamo un applauso tutti insieme, dai. Grazie, poi arriviamo e quindi per un momento qualcuno faccio una brutta figura. Adriano lì starà raccogliendo qualcosa e niente, io ringrazio tutti, è stata un'esperienza formativa, siamo sempre più bravi e anche nelle avversità noi tiriamo fuori il carattere e affrontiamo tutto come se fosse il nostro lavoro. Sharon, poi la saluti la mamma, ti invitiamo alla mamma, non ti teniamo, non è nostra intenzione tenerti. Sharon, torni da mamma fra 5 minuti, ok Sharon? Va bene Matteo, dove sei? Prendi la parola. Davide, io devo ringraziare te. Scusa, c'è una persona che non è presente. Lo stavo per dire, perché vedi. Sì, che non è presente, due veramente non sono presenti. Una è il ragazzo che ha lavorato con me quest'anno, che è Simone Paone, che per il bene universitario in questo momento a Pisa non c'è, ma noi lo salutiamo da lontano. E poi devo ringraziare Fabiana che mi ha fatto tutti i playback, gli effetti, e mi ha aiutato nella stesura del testo. Quindi adesso non ho più dimenticato nessuno, Ubi Maior, Minor, Cesare. Grazie Davide, grazie a questo meraviglioso gruppo di lavoro che sapete. Si vede due volte alla settimana nei due centri e poi negli ultimi giorni prova anche Rovelino, un grande sacrificio però premiato dall'affetto di questa serata e in generale dal valore del teatro, perché comunque salire su un palco è qualcosa di molto educativo, di molto utile, perché si affrontano delle emozioni che si sanno gestire. Io so che siete stati bravissimi tutti nei giorni di preparazione e questo applauso è vostro e non tutto vostro ragazzi, e non dimentichiamo il pianto di tutti i ragazzi che hanno collaborato ad esempio a dipingere e ad aiutare Max nella preparazione delle scenografie, sì, alcuni di loro sono in sala e quindi un applauso anche a tutti gli scenografi, esatto, tutto il laboratorio creativo, la parte, la macchina che lavora allo scuro è preziosissima. Un applauso a tutti i volontari, a tutti gli operatori che hanno garantito la logistica e la realizzazione di questa meravigliosa giornata che concluderemo come sempre con l'estrazione. E un'ultima cosa importante, perché festeggiamo un altro regalo. Sabato alle 19:30 alla Spes, un appuntamento speciale, ci sarà anche un buffet a 15 euro, sono stati distribuiti i volantini in questi giorni. Festeggiamo l'arrivo di un pulmino nuovo che ci è stato donato dalla famiglia Farnicani, che ringraziamo veramente di cuore, in memoria di Marina. Bene, grazie di cuore a tutti. Adesso chiedo a Fiorella che vi allunghi il cestino perché dobbiamo estrarre il biglietto, fermi, il biglietto vincente che si aggiudica un buon acquisto da 25 euro presso la Punta del Naso. Allora, sì, dobbiamo chiedere a Concita. Concita che è la nostra super. Allora, Concita, mi raccomando. Mi raccomando, scusate. Voglio vedere chi di voi sarebbe venuto qui in Pelizzona a ballare al posto di Concita. Allora, abbiamo estratto, uscite i biglietti, abbiamo estratto il numero 28 azzurro. 28 azzurro. Che non è Sharon che risulta, ma forse la mamma di Sharon. Il 28 azzurro, c'è anche un nome, è Ariette, che l'ha preso, Ariette. È scritto sopra qua. Va bene. Ariette, controlla?
Se è il 28? È il 28? Benissimo, allora Ariete si è aggiudicata il buon acquisto alla punta del naso. Grazie davvero a tutti. È lui? C'è appuntamento stasera anche con il 21. Il saggio del Borgo Antico, della scuola di danza di Enza Chiapparone. Abbiamo detto tutto all'inizio, ti ringrazio davvero per le parole che hai detto Davide all'inizio di questa giornata. Grazie a tutti i ragazzi perché hanno saputo affrontare questa serata con professionalità, da veri artisti. Bravi, bravi, bravi. Ci vediamo l'anno prossimo e per chi questa sera ci vediamo anche se non è l'ultimo. Grazie. Ah, scusate, me ne andavo via così come l'ultimo dei Pirla. Lorenzo Tagliafico, Gabriele, Fonico, Gabriele Lucci, abbiamo fatto tutto la programmazione in diretta. Pochissime prove, ma siccome sono fantastici, vi ringrazio. Grazie.